In questo nuovo episodio dell'Oridoppio io mi addentrerò in un terreno inesplorato che porterà probabilmente, anzi sicuramente, alla mia disfatta e alla fine della mia carriera da ridoppiatore. Perché proverò a riadattare le scene di una sitcom. E tutti sappiamo che le sitcom sono piene di giochi di parole intraducibili. Quindi rimbocchiamoci le maniche e facciamo di tutto per uscire indenni da questo massacro. Perché oggi analizzeremo le scene di una delle sitcom più iconiche. Friends. Proprio per partire con calma. Cominciamo con questo estratto della prima stagione. Joey sta origliando una conversazione tra Chandler e sua madre e poi dice a Ross quello che ha capito. Then she came back with the question is, when are you gonna grow up and realize I have a bomb? Hey, wait a minute. Are you sure she didn't say when are you gonna grow up and realize I am your mom? Ok, qui giocano sulla confusione che c'è fra bomb e mom, che suonano più o meno allo stesso modo. Vediamo l'adattamento in italiano. Sai cosa ha replicato lei? Il problema è quando tu maturerai e capirai che io sono una manna. Aspetta un attimo, sei sicuro che lei non abbia detto quando tu maturerai e capirai che io sono la tua mamma? Ecco, diciamo che manna e mamma si confondono ugualmente, però non è proprio la stessa cosa, perché in originale Joey capisce che la mamma di Chandler ha con sé un'arma. Vedi come reagisce Ross? Si poteva fare un pelino meglio. Lo ridoppio io! E allora lei ha detto, la domanda è... Quando tu crescerai e capirai che ho un lanciafiamma? No, aspetta un attimo, sei sicuro che non abbia detto quando tu crescerai e capirai che sono la tua mamma? Diciamo che in questo modo la confusione fra un'arma e la parola mamma c'è anche in italiano. In teoria sarebbe lanciafiamme e non lanciafiamma, sì, lo so, però Joey è un po' ignorantello, quindi ci può stare che sbagli così, che dite? Le prossime due scene vengono entrambe dalla seconda stagione e entrambe dallo stesso episodio. Oh, ci hanno dato dentro con questo. Vediamo la prima delle due, dove Monica ottiene un appuntamento con Jean-Claude Van Damme, che di solito non esce con le fan. Well, what made you make the exception for me? Because Rachel told me you were dying to have a threesome with me and Drew Barrymore. But by the way, Drew has some ground rules. E mandrillone Van Damme. Threesome significa cosa a tre. Ha accettato di uscire con lei solo per quel motivo. Questa è facile da adattare, dai. Basta tradurre letteralmente, no? No? E che cosa ti ha fatto fare un'eccezione per me? Perché Rachel ha detto che morivi dalla voglia di fare una partita a golf con me e Drew Barrymore. Oh, a proposito, Drew è una rompiscatole e sul campo rompe. Io non capisco, perché cambiare in fare una partita a golf? Volendo viaggiare con la fantasia, magari l'allusione ci può pure stare. Ma boh, ma poi perché alla fine dice quella cosa? Drew è una rompiscatole e sul campo rompe. Cosa significa? Che è sta ripetizione? È come dire, che ne so, Bounded Mind non sa doppiare e col microfono non sa doppiare. Cioè, non è vero, dai, un minimo me la cavo. Un minimo? Ok, va bene. Lo ridoppio io! E come mai hai fatto un'eccezione per me? Perché Rachel ha detto che morivi dalla voglia di fare una cosa a tre con me e Drew Barrymore. Oh, a proposito, Drew ha qualche regola di base. Non è che ci voleva la scienza, ho solo tradotto. Magari questa battuta è stata cambiata solo per una sorta di censura? Boh, vabbè, non ci pensiamo più. L'altra scena della stessa puntata è al bar. Dovete sapere che tutto l'episodio è incentrato sul fatto che Chandler perde i vestiti e rimane nudo, e quindi gli altri fanno continuamente battute su questo. Una delle tante è questa. Phoebs, can I have the milk after you? I'm almost done with it. Keep your panties on. Io odio Phoebe. La odio, non ci posso fare niente, non mi piace, non... Forse non è il caso di andare oltre e inimicarsi tutti i fan di Friends in 10 secondi, che dici? Andiamo avanti facendo finta di niente? Andiamo avanti. Keep your panties on letteralmente significa tieni le mutande addosso, ma avete sentito il tono di Phoebe? I'm almost done with it, keep your panties on. È tipo, sì, calmati, ho quasi finito. È tipo questo il suo tono, no? Infatti keep your panties on è un modo per dire stai calmo, non eccitarti. C'è un doppio senso, quindi. Gli dice di stare calmo usando il modo di dire che lo invita a tenere le mutande addosso, perché la puntata è basata su Chandler nudo. Quanto è cringe spiegare le battute. In italiano comunque sono problemi. Phoebe, mi passi il latte dopo? Sì, certo. A ciascuno le sue mutande. Questo è il classico esempio di qualcosa che non ha il minimo senso. O almeno se ce l'ha, io non lo capisco. Illuminatemi nei commenti. Anche il tono che usa non mi torna, mi sembra una frase detta a caso. E quando c'è una traduzione così sbagliata, le risate sotto diventano cringe perché la gente ride senza motivo. Si poteva fare decisamente meglio, no? Lo ridoppio io! Ehi Phoebe, mi passeresti il latte? Sì, stai calmo, non strapparti i vestiti.
Ecco, lo so che quello non è proprio un modo di dire riconosciuto, però col tono facciamo intendere chiaramente che lei associa lo strapparsi i vestiti allo stare calmo e mantiene il doppio senso che c'è in inglese. Io ho pensato a questo, se vi viene in mente altro ditemelo nei commenti. Basta, basta, togliamoci da quella puntata nefasta e passiamo direttamente alla terza stagione, dove a un certo punto Chandler inizia a uscire con una delle mille sorelle di Joey, il quale è preoccupato della reazione che la sua nonna italiana potrebbe avere. You gotta be cool, because my grandma doesn't know about you two yet, and you do not want to tick her off. She was like the sixth person to spit on Mussolini's hanging body. Si parla di Mussolini. Scommettiamo che l'hanno censurata? Devi mantenere un certo contegno perché mia nonna non sa ancora di voi due e non è il caso di farglielo sapere così perché potrebbe ricorrere al suo vecchio fucile a pallettoni. Sì. Non c'è molto da dire, la battuta è cambiata, però rende, il concetto è quello, non si offende nessuno e si dà l'idea che la nonna diventi cattiva quando si arrabbia. Ma per dovere di cronaca, lo ridoppio io! Devi stare tranquillo, perché mia nonna non sa ancora di voi due e non è il caso di farla arrabbiare. Lei è stata tipo la sesta persona a sputare sul corpo di Mussolini impiccato. Sì! In effetti forse rende quasi di più con la battuta sul fucile a pallettoni, sai? Allora, passiamo adesso a questa scena che io trovo senza senso. Il contesto è semplicissimo. Ross arriva in casa vestito di bianco e le battute si sprecano. Hey guys, guess what? Got a job on a riverboat? La riverboat è questa qui, e credo che lui vestito di bianco assomiglia a un marinaio o comunque a uno dei camerieri che ci lavora. Mi sembra facile da adattare in italiano. Vediamo cosa si sono inventati. Indovinate un po', ragazze. Cosa? Ti hanno assunto sulla boat? Ti hanno assunto su una boat? Metto le mani avanti, magari sta boat è davvero quella in italiano, ma a me sembra proprio che abbiano usato la stessa parola che hanno trovato in inglese. È vestito di bianco, possibile che non vi viene in mente nessun'altra battuta da fargli? A me ne è venuta una. Lo ridoppio io! Ehi, indovinate che è successo? Ti hanno assunto come cameriere? Si poteva semplicemente dire ti hanno assunto su una barca? Sei diventato un marinaio? Da me per esempio si dice sei andato a vendere i gelati quando qualcuno è vestito di bianco. Le frasi si sprecano. Sono sicuro che anche a voi sono venute in mente mille battute su qualcuno vestito completamente di bianco. Ditemelo nei commenti. Passiamo alla quarta stagione, in una scena in cui Joey chiede consiglio a Chandler su quale ragazza scegliere dopo essere uscito con varie persone. I just think it's time for you to settle down, you know? Make a choice. Pick a lane. Who's a lane? Ecco, pick a lane vuol dire letteralmente scegli una corsia, ma in questo caso Chandler intende che deve valutare tutte le opzioni e deve sceglierne una. Solo che Joey confonde a lane con Elaine, pensando che sia il nome di una ragazza. In italiano bisogna solo trovare un modo per creare la stessa confusione, perciò vediamo cosa si sono inventati. Sono fiducioso. Andiamo, ormai è giunto il momento di sistemarti dopo aver valutato tutte le opzioni. Che cosa sono? E le risate cringe colpiscono ancora. Cioè, Chandler dice di valutare tutte le opzioni e Joey gli chiede cosa sono le opzioni? Così non sembra mica confuso, sembra solo un imbecille, scusate, eh. Penso di avere un'idea migliore. Lo ridoppio io! Io credo solo che è ora di mettere la testa a posto. Pensaci un po' e scegli una tizia, no? Chi è Tiziano? Forse è un pelino forzata, però almeno un minimo provo a ricreare la confusione con un nome di persona. Stagione 8. Ross ha la casa piena di robe sui dinosauri e la mamma di Rachel lo invita a levarli di torno. And all those dinosaur knick-knacks you have, Ross, I thought they might be more at home in the garage. Well, we don't have a garage. Did I say garage? I meant garbage. In realtà la pronuncia sarebbe garbage, ma la signora fa un gioco di parole con garage aggiungendo una sola lettera. In italiano non si può tenere la stessa gag. Vediamo però come hanno fatto. E tutti quei pupazzi di dinosauri che hai in giro, Ross, io penso che starebbero molto meglio nel garage. Oh, noi non abbiamo un garage. Ho detto nel garage? Intendevo tra i rifiuti. Ecco, nulla di grave. Forse si perde un po' la gag fatta usando parole simili, però anche così a me fa sorridere. Si poteva fare meglio? Lo ridoppio io! E riguardo tutte quelle robette sui dinosauri che hai, Ross, penso potresti metterle in un cassetto. Non entrerebbero mai in un cassetto. Ho detto cassetto? Volevo dire cassonetto. Ho cambiato un po' il significato della battuta di Ross. È credibile che tutte le cianfrusaglie sui dinosauri che ha non entrino in un cassetto. E cassetto, guarda caso, è simile a cassonetto, che è la spazzatura, no? Quindi tutto sommato sono soddisfatto.
L'ultima scena di questo episodio su Friends è sulla 10ª stagione. Phoebe cambia il suo cognome aggiungendo una parola che la fa ridere. Phoebe Buffay Hannigan Banana Hammock. Do you even know what a banana hammock is? It's a funny word. It's a speedo. La odio! L'ho detto di nuovo, non vi disiscrivete, scusate. Lei sceglie banana hammock non sapendo cosa significa e Ant-Man, cioè volevo dire Mike, le dice il suo significato. Questo è il banana hammock, è un perizoma. Si può mantenere abbastanza facilmente in italiano. Vediamo come hanno fatto. Phoebe Buffay Hannigan banana hammock. Posso scegliere un nome nuovo anch'io? Sentiamo quale? John Speck. Queste sono le cose che non capisco. Anche in Scraps c'è questa parola. E come la adattano? Ammacca banane. Fa ridere. Fa ridere. In Scraps è cambiato con una parola senza senso e fa ridere lo stesso perché ci sta. In quella scena è importante che JD dica una cosa a caso. Ma in questo caso il significato di banana hammock viene spiegato. Lui stesso spiega letteralmente cosa significa. Phoebe non lo sa e lui glielo dice. È quella la gag. È una scena che si adatta gratis e l'hanno trasformata in una scena a pagamento con un giro incredibile che non capisco perché farlo. Oh, calmiamoci dai. Tranquilli perché possiamo cambiarla noi. Che ci stiamo a fare? Lo ridoppio io! Phoebe Buffay Hannigan, banana hammock. Sai almeno cosa significa banana hammock? No, ma fa ridere. Significa perizoma. Toh, era tanto difficile. Beh, diciamo che ho finito di mostrarvi le scene che ho selezionato, ma ne ho tantissime altre di Friends che ho tagliato in questo video. Che per caso volete vederle? Fatemelo sapere con un mi piace, condividendo il video e lasciando un commento, perché se vi interessa faccio una parte 2 anche di questo video. Sta rubrica la faccio diventare come gli ultimi film di ogni franchise cinematografico, che sono sempre divisi in due. Ringrazio tutti i doppiatori seri che hanno partecipato a questo video rendendomi la vita facilissima. Vi lascio i loro link qui e in descrizione. Passate a salutarli e dite loro grazie da parte mia. Io adesso mi ritiro. Adattare Friends mi ha provato.